Nei laboratori scientifici succede spesso che venga ricostruito l'habitat di una specie animale e che poi vi vengano introdotti uno o più esemplari di questa specie per studiarne il comportamento. Gulliver vi invita questa sera ad assistere ad un esperimento di questo genere. Abbiamo ricostruito in uno studio televisivo l'habitat dei cosiddetti scrittori, dal latino scriptor scriptoris. Poi vi abbiamo introdotto due stupendi esemplari di questa specie. Si chiamano Fruttero e Lucentino. E la loro caratteristica è di lavorare in coppia. In coppia hanno già pubblicato alcuni libri, fra cui un paio di romanzi gialli, ambientati a Torino, che sono divenuti dei veri bestseller. Abbiamo ragione di credere che, abbandonati a loro stessi in un habitat favorevole, essi siano capaci di impostare un nuovo romanzo in poche ore. Carta. Osserviamoli. Qui. Penne. Penne ci sono. Insomma. Insomma? Insomma, non è male. La pianta, forse. Perché non ti senti a tuo agio? No. La mia pianta. Vedi se pesa. La metti lì. Ah. Pesantina. Effettivamente è un elemento. È un elemento. Sembra... La pianta ornamentale sì, non ti fa sentire a tuo agio. Si può fumare, sì. Pieni privilegi. Su qua. Canta, chi scrive? Fediano. Vai. Io mi prendo anche il quadernetto. Che è più famiglia. Siamo osservati, eh? Siamo osservati. Ore 14. Preso possesso del territorio, i due scriptores sembrano già manifestare i primi segnali di creatività. Ti ricordi che una volta noi scoprimmo un personaggio affascinante nella Gazzetta Ufficiale? No. Ti ricordi? Cos'è, un ministro? No. C'era uno che aveva fatto un'istanza a sto ministero. Aveva fatto un'istanza. È vero. Quindi era chiamato legalmente, il linguaggio poligrafico, l'istante. Poi lui era morto, ma aveva una figlia che aveva continuato l'istanza. E allora era chiamata sulla gazzetta ufficiale la figlia dell'istante. La figlia dell'istante. E noi come personaggio facciamo sta figlia dell'istante. La figlia dell'istante. E il titolo è la figlia dell'istante. Mm. Non so come la vedi, bionda, bruna. Non so, è indifferente. È indifferente. Adesso già non lo mettiamo mai se sono bionde e brune. È piacente, via. Sì, non c'è qualche cosa di bella, qualche cosa di affascinante. Bisogna trovargli, insomma, delle possibilità di mestiere. Un lavoro. Stanno. Lavoro o non lavoro? Cos'è? È una povera figlia dell'istante. L'istante era un miserabile, un poveretto, un uomo. Uno che aveva una bancarella a Porta Palazzo. Sì, un bancarella. No, vedi benissimo, questa qui a Porta Palazzo, dietro una bancarella, che però capisci che non è una bancarellista normale, è una bancarellista dell'istante, insomma, in qualche modo. Mm. O invece la fai che sembra un'impiegata. Ci sono tutte quelle banche lì a Piazza San Carlo, quei posti lì, dove vanno a mangiare un panino quando è l'intervallo, mezzogiorno e mezzo. La vedi che esce con tanti altri impiegati, ma tu capisci che quella lì c'ha qualche cosa. Oppure che... Figlio di istante che cammina lungo i murazzi del Po. No, che è proprietaria di una fabbrica di motoscafi, dirige. Ma ci sono? Sì, ci sono tutti quelli lì che hanno i motori. Ah, i motori quel navali, posto lì ai murazzi che c'è, sì. quegli archi che sono docenti. Sì, le barche... Ore 14:45. Lei potrebbe avere... Gli scriptores abbandonano il problema del personaggio per affrontare quello della città in cui esso vive. Torino, naturalmente. Ma quale Torino? Torino non è che l'abbiamo fatta tutta. Non abbiamo fatto in fondo le cose più ovvie. Piazza Castello, Palazzo Carignano, Porta Palatina, La Mole. Orrendo, certo, mai mente umana ha concepito una cosa più orrenda della Mole, però si può mettere. Proprio addirittura andare in questi posti un po' verso Vercelli, Risaie, quella roba lì. E poi ci ritroviamo con un romanzo di Pavese tra le mani. C'è il Rock Garden, vanto della città, il giardino delle rose al Valentino. Tutte rose, sassi, finte, rocce. Poi c'è anche altro orrore torinese che bisognerebbe finalmente usare. È il falso castello medievale del Valentino, tutto falso. È tutto da sfruttare quella cosa lì.
Tanto più che se uno fa questi posti da cartolina, che anche i posti veri nella cartolina diventano falso, cominci con sto posto falso, non è male. Sì, non è male. E poi magari vedi, ma adesso così giusto tentativeli, che i delitti o i morti li trovano sempre in questi posti qui. Uno, un vecchietto ucciso davanti alla moglie. Un altro invece da descrivere, non so. La serie. Che poi la serie è data, diceva, tutti questi posti hanno qualche cosa di comune. Che cos'è? E magari, come se fosse a Porto Nuova, davanti a un chiosco lì, e si vede sulla colonnina delle cartoline, per coincidenza, una presso l'altro, tutti i posti in cui... E una mano guantata di nero. Mettiamo la mano guantata di nero che scende giù e indica tutti questi posti uno dopo l'altro. Eccola, il collegamento, non c'entra niente con la figlia distante. Nulla. Intanto tu magari scrivi, che abbiamo messo fino adesso? Scrivo io? Scrivi te, a macchina o a macchina? Vai, scrivi a macchina? Ma sì, tanto se no poi non si capisce niente. Fa un primo colonnino. Lo chiamiamo, ma anche il titolo lo chiamiamo. La figlia distante. La figlia distante? La figlia distante, è il titolo, certo. È evidente. Che è il titolo. È la prima volta che si vede subito un titolo, vedi che sì, è tutto certo. Sì, sì, bello. Figlia distante. Ore 15.30. Ormai scatenati, i due scriptores sembrano pronti ad affrontare il momento più affascinante del processo creativo di una storia del mistero, le situazioni chiave. Bisognerebbe un po' pensare un po' a degli elementi, non dico di terrore, ma perlomeno delle situazioni... Visualizzabili, cosa attacchi deve... Allora, mettiamo, allora c'è il ballatoio con ombra dietro al vetro. Questa sta in una casa di queste, Corso Massimo D'Azeglio, queste case abbastanza su, nuove, tutte belle, tutto pulito. Poi invece la vedi tutto a un tratto che chiaramente sta parlando con qualcuno che sta lì dentro. Che cosa sta facendo lì? Ballatoi fanno anche, sono belli questi ballatoi di Torino. Sono belli, abbastanza sinistri. Dei cortili. Che sì, passano buio. Da uno all'altro, ma dove ci sono quelle specie di grate, quelle cose spinate lì per impedire il passaggio. Proviamola in un po' di situazioni del brivido, del, non lo so, in una cantina o che si avvia verso la cantina, si vede la scala che va giù, in fondo fa più paura la scala che porta in cantina della cantina stessa, è la scala che introduce al mondo di sotto. Questa figlia distante esce dalla cantina, va in cantina. Nella cantina ci sta il mostro, pazzo fanatico. Mostro, l'assassino. L'assassino. E no, perché sennò finisce tutto. La figlia distante si deve salvare per forza. Allora deve fare un urlo. Oppure non fa nemmeno l'urlo. Gli fai uno sguardo strano che esce fuori, che c'ha uno sguardo. Allora tanto varrebbe che il lettore potesse pensare che magari lei lì ha ammazzato qualcuno. Ore
Ore 15 e 45. Con l'incoerenza tipica della loro specie, gli scriptores hanno già abbandonato la ricerca delle situazioni ed ora sembrano interessarsi ai personaggi di contorno. Nella stessa cantina vediamo un altro personaggio. Al cimitero. Un tranviere. Vabbè. Così è distinguibile dalla divisa perché non ha dei tratti molto spiccati. E poi lo stesso tranviere si aggira intorno alla tomba del babbo. Anche un corriere espresso di questi dei corrieri che portano i pacchi. Sì. Facciamo delle altre alternative al... Uno con cui lei sta in relazione e dice che uno di quelli che conoscono la gente a Roma. Un faccendiere, un traffichiere, questo, uno. Beh, così. Come, sì, come ma in fondo non è tanto l'avvocato, io l'avvocato me lo rappresento subito, invece andrebbe un pacioccone, un grassone. Beh, avvocato, pacioccone, grassone. Pacioccone, grassone. Avvocato, ah. Un avvocato dialettale, un avvocato... Ah, sì, il simpatico avvocato che... si veste da gianduia. E poi c'è, cosa c'è? Ci andrebbe una personalità nota, insomma, che sia di Torino, che ci abbia spicco. Il sindaco. Il sindaco Novelli, sì, sindaco simpatico, Novelli. Poi simpatico, si presenta bene. Come vittima o come assassino? Beh, no, come vittima, poveretto, no. Come assassino, perché può avere delle buone ragioni, non so, poi si trova. Perché non ci mettiamo un giocatore della Juventus? Sì, no, poi quel tipo di ambiente lì sarebbe da adoperare perché c'è non solo la Juventus, ma tutti gli allenamenti, i campi d'allenamento, questi che giocano in tuta, quei saltelli, quelle cose lì. Il centravanti della Juventus. Centravanti della Juventus è l'assassino. A un certo punto si sa che è l'amico della figlia dell'istante. Oppure Zoff, no? Zoff è la Juventus, Zoff. Perché... Ma è dall'altra parte, fa il portiere. Stavo pensando che come arma del delitto, a farla semplicissima, la bottigliata in testa non è... Oppure no, la bottiglia rotta... Ma quello è un feroce, è un crudele con la mezza bottiglia, è da angiporto. Chi avrebbe mai pensato appunto a Zoff, al sindaco Novelli, che con la bottiglia rotta va a accosare uno? Poi abbiamo i freni dell'automobile della figlia dell'istante non frenano più. Ah, siamo un po' sull'ovvio. Potrebbe essere qualcuno che gli aveva... Uno dei meccanismi di paura è quello di quando cade dall'alto una statua, un vaso di fiori e non si sa se è un incidente o è uno che l'ha buttato giù. Allora, se vedi la mano che spinge. La mano che spinge. Allora lì per esempio alla mole si potrebbe fare una la mole antonelliana. Casca tutta la guglia? No, insomma un qualche cosa, un pezzetto di balaustra che non si sa, bang. L'ascensore che si blocca, lei dentro, cioè insomma c'è solo lei, oppure
Ascensore che si blocca con mostro nell'ascensore. Punto. Ma senti, la donna l'abbiamo, cioè abbiamo il titolo. Ah, sì, il titolo quello glielo direi lo conserviamo. Titolo, titolo sì. Lì, assolutamente. La donna è da fare, ma insomma in diversi atteggiamenti. Poi abbiamo la Torino ovvia, insomma messi così, costretti, messi in un posto chiuso e obbligati a... Chi le chiama la sedia come un noto personaggio torinese. Sì, sì, astigiano. Astigiano, ma poi sì, torinese. Ore 17. Sono passate 3 ore dall'inizio dell'esperimento. C'è una protagonista, ci sono i comprimari, i luoghi e le situazioni. A questo punto, supponiamo, incomincerebbe la fase successiva, e cioè l'assemblaggio di tutti questi elementi. Ma il nostro esperimento si ferma qui. I due scriptores si accingono a ritornare nelle loro tane e ognuno di noi resta libero di completare con la sua fantasia la loro storia incompiuta. In fondo l'ambiente è stato anche favorevole. Sì, sì, basta. No, è quella pianta che... Quella pianta che... Quella pianta che... L'abolizione di quella pianta forse ci ha... Si è ispirato. Si è ispirato, la rimetti su e così non... Non possono dire che siamo dei... Sì, ma... Degli, io però... A mettere la gente, Dai, ti aiuto, va. Forse la figlia dell'istante diventerà davvero un romanzo. Forse diventerà un racconto. O forse non diventerà mai nulla. E noi, maledizione, non sapremo mai chi era il misterioso assassino. Thank you.